Ciao a tutti, benvenuti nel secondo episodio della serie di RuneScape Old School. Oggi faremo la nostra prima quest. Eccoci tornati sul nostro account. Oggi ho deciso di fare la nostra prima quest, ossia questa, Cook's Assistant. E come possiamo leggere qua, dal menu quest, possiamo cominciarla parlando con il cuoco dentro la cucina nel castello di Lumbridge, quindi qua dentro. Beh, intanto ci richiamo, apriamo la mappa e dovrebbe essere, vabbè, una di queste quest qua dentro. Ora dobbiamo cercare la cucina, ma dovrebbe, ok, sì, è questa. Ok, parliamo con il cuoco e vediamo cosa c'ha da dirci. Cosa succede? Cominciare la quest del cuoco? Sì. Ok, in pratica, da quel che ho capito, il duca di Lumbridge, è il suo compleanno e il cuoco ha dimenticato vari ingredienti per fare la torta di compleanno. E da quanto ho capito, dobbiamo cercarli noi stessi. Qua ci dice che gli serve latte, un uovo e flour, quindi della farina. Chiediamogli dove si trovano questi ingredienti. Ok, ho capito dove dobbiamo prendere i vari ingredienti. Mi ha detto anche di prendere questo vaso per raccogliere poi la farina. E su tre ingredienti io direi di cominciare da il latte, visto che l'abbiamo, in teoria ce l'abbiamo di già qua in banca. Quindi saliamo qua sopra. Ecco qua il nostro secchio di latte. E ora rechiamoci verso il pollaio. Ok, che si trovano ad ovest del campo dove si trovavano le mucche e dove ci trovavamo nello scorso episodio anche. Tra l'altro, riguardo allo scorso episodio, editandolo, mi sono anche accorto che spesso mi ripetevo quando livellavo, dicevo spesso ottimo, e niente, cercherò di limitarmi e di cambiare il lessico nei prossimi episodi. Ok, questo è il campo di mucche e questo, ok, è il pollaio, con le quali le galline. Ok, quello è un uovo, sì, prendiamolo. Ok, abbiamo due dei tre ingredienti che ci servono. Questo episodio sarà abbastanza breve, ma ci sta come prima quest. E ora dobbiamo prendere quindi della farina al mulino che si trova a nord-ovest di Lumbridge, quindi dobbiamo trovarlo. Ok, nord-ovest di Lumbridge dovrebbe trovarsi in questi dintorni. Forse qua che sono dei campi. Intanto che ci avviamo, volevo anche discutere riguardo al futuro di questa serie, in particolare il momento in cui avremo finito la parte free to play di questo gioco e dovremo passare. Dicevo, quando dovremo o comprare qua la membership con un costo mensile, oppure ottenere un bond, che sarebbe un oggetto che possiamo comprare all'interno del gioco. Bond, che sono appunto questi oggetti che possiamo comprare con l'oro. Intanto abbiamo trovato il mulino. Dicevo, i bond che possiamo comprare con l'oro, che ci permettono di riscattare. Che possiamo riscattare per ottenere dei giorni di membership gratuita. Tuttavia, ho cercato, ho fatto una ricerca e facendo una ricerca ho scoperto che il costo è veramente alto, si gira intorno ai 5-6 milioni di GP e al momento ne abbiamo 30, quindi non so come farò, ma per il momento direi di non pensarci. Intanto parliamo con Millie, che credo sia la proprietaria del mulino. Ok, in pratica mi ha spiegato come ottenere la farina. Dobbiamo intanto raccogliere del grano da questi campi, quindi facciamolo subito. Ok, abbiamo ottenuto il grano, andiamo adesso al secondo piano del mulino per cominciare a macinare il grano. Ok, allora mettiamo il grano qua dentro nell'hopper, ok? Ok, e ora dobbiamo premere una leva che presumo sia questa. Ora scendiamo e vediamo se abbiamo ottenuto la farina. Ok, questa è la farina, vediamo se possiamo raccoglierla.
e abbiamo ottenuto della farina. Ottimo. Direi ora di ritornare al castello di Lumbridge e a riconsegnare tutto al cuoco e finire quindi la quest. Ok, parliamo con il cuoco e diamogli tutti gli ingredienti. E abbiamo completato la quest e ci ha dato un punto quest e 300 XP nella cucina. Ottimo, 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 ottimo. E siamo a livello 6 in cooking. Buono. Ok, visto che l'episodio è durato poco, direi di farmare anche un po' di livelli, tanto per fare un pochino di progresso in più, visto che mi sembra poco aver fatto solamente questa quest. E otteniamo il livello 10 in attacco. Ho farmato ben 5 livelli. Ci è voluto un po', ma è stato tutto abbastanza tranquillo. E possiamo anche riscuotere la ricompensa dall'avventuriero John. E ci dà una spada lunga nera che è molto più forte. Ottimo, ottimo, ottimo. Buonissimo, ragazzi. Quindi direi che anche per oggi abbiamo fatto abbastanza. Nel prossimo episodio vedrò poi cosa fare e niente ragazzi, bella.